150 g di nocciole tostate e senza la pellicina, uovo, latte condensato che io devo consumare, ma potete utilizzare al suo posto lo zucchero. Piero? Versiamo questo frullato all'interno delle nocciole. Ecco qua l'impasto è pronto, questa è la consistenza che devi avere. Adesso formiamo tante palline. E le sistemiamo sulla teglia. Con un po' di farina e appiattiamo i nostri biscotti. Così. Un bicchierino da caffè leggermente sporco di farina e schiacciamo così. Con le dita appiattiamo bene il centro, così creiamo lo spazio per farcire. Schiacciamo i bordini e li assottigliamo un po' così. Adesso li faccio riposare un po' in frigo, circa un'oretta oppure 20 minuti in freezer, e poi li inforno. Ecco qua i biscotti pronti, hanno cotto per 15 minuti a 180 gradi, ma controllate perché dipende un po' dal forno, e andiamo a decorarli usando un semplice bicchierino. Un po' di zucchero a velo. Ecco qua i biscotti pronti. Sono buonissimi, ragazzi.